Un'espressione tipica della lingua italiana indica l'orso come animale di paragone per le persone poco socievoli. Eppure, anche gli orsi sembrano animali sociali, come dimostra questo video girato da Pietro Santucci, accompagnatore di Media Montagna e gestore della Betulla Civitella Alfiedena, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nel filmato si vedono degli orsi intenti in quella che sembra proprio un'uscita a quattro. Due maschi e due femmine si trovano negli stessi spazi durante i rituali del corteggiamento e dell'accoppiamento, anche se in realtà c'è anche un quinto orso, un giovane esemplare, forse figlio di una delle due femmine. L'animale non è un animale sociale, è un animale solitario, è un animale molto burbero, di per sé non vuole assolutamente avere contatti con i propri simili, figuriamoci con l'uomo, no? Però quella è stata una situazione, direi, abbastanza rara, anzi quasi unica, ritengo, perché quando ci si imbatte in un gruppo di orsi, nel caso specifico 5 animali, è veramente una cosa incredibile, incredibile. Tra l'altro noi non stavamo nemmeno in osservazione con appostamenti nascosti ed altro, ero con un gruppo, giornata di pioggia, pioveva poco, e ci siamo portati in questo luogo dove io sapevo che c'era la possibilità di vedere qualche orso, un orso, due, invece ne abbiamo visti cinque, è veramente una cosa estremamente emozionante. Bene, non è così semplice, perché comunque nel periodo degli amori che inizia dell'orso, che inizia normalmente tra la metà di maggio e la metà di giugno, questo è il periodo più, diciamo, clou, no? Gli orsi tendono, i maschi tendono ad inseguire le femmine per potersi poi accoppiare. La femmina lo fa camminare tanto, dipende un po' da quanto sia desideroso oppure quanto gli piace il maschio, se vogliamo renderlo un pochino più sentimentale. Questo è stato un episodio veramente importantissimo e esclusivo. Sono contento per le persone che erano con me, tutti amanti della natura, tutti rispettosi degli animali, perché poi bisogna sempre fare questo discorso importante. Noi siamo ospiti di quei luoghi, abbiamo potuto osservare e ammirare quella situazione fantastica, ma ci siamo tenuti a distanze considerevoli. Gli orsi erano da noi distanti almeno 400 metri, probabilmente ci hanno anche visto, ma eravamo talmente lontani, eravamo tranquilli, seduti a guardarli. E ti dirò di più, vi dirò di più, che siamo andati via circa un'ora e mezza dopo che gli orsi erano ancora lì, che si muovevano da un lato all'altro di questo grande anfiteatro, stupendo, bellissimo.